Un ospite non termolese a Termoli.tv, Enzo Di Salvatore, professore di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Teramo, candidato alle prossime elezioni europee nella circoscrizione sud con l'Altra Europa per Tsipras, una lista che sta veramente movimentando il dibattito a sinistra. Perché questa scelta? La scelta non è stata mia, nel senso che nella filosofia della lista Tsipras c'era, cioè, il fatto che dovesse arrivare dalla società civile, dovessero arrivare le proposte della società civile. Quindi questo gruppo così, di garanti ha fatto un appello alla società civile, poi i movimenti di vario tipo, quindi il Coordinamento Nazionale Nutrive per quanto riguarda me, che si è occupato sempre di questioni petrolifere, ma anche il Forum dell'Acqua Pubblica, i Notav, No Muosse, insomma tutta una serie di movimenti hanno proposto alcune loro candidature, cioè persone tratte dalla società civile che si fossero in passato, in tempi non sospetti, appunto contraddistinti per le battaglie legate ai beni comuni, e poi sulla base di alcuni presupposti, di condizioni che erano state poste dai garanti, c'è stata la selezione dei candidati e quindi hanno deciso di candidare Un'Europa diversa a quella che immaginate voi, più attenta all'ambiente, più attenta a una dinamica economica che può far uscire dalla crisi non attraverso l'austerità. me. Esattamente questo, perché per la prima volta, cioè da parte di coloro che si candidano, cioè da parte dei partiti, dei movimenti, la possibilità di esprimere direttamente il designato alla Commissione europea, cioè il Presidente della Commissione europea. E per quanto riguarda l'altra Europa, il candidato alla presidenza sarà Alexis Tsipras, che è diciamo, il referente del partito, del maggior partito ormai in Grecia, che è Syriza, che è un partito che è partito da, scusate il gioco di parole, dal 3% è arrivato al 30%. Perché questo? Perché i greci hanno reagito alla politica di austerità che è voluta da pochi in Europa, quindi in buona sostanza da Angela Merkel e dalla Banca Centrale Europea, quindi dalla tecnocrazia. Tutto questo va a discapito della democrazia perché attraverso il Fiscal Compact, che poi non è parte del processo di integrazione europea perché è un trattato approvato *ad latere* che impone gravi sacrifici soprattutto per i paesi dell'area mediterranea e in particolar modo al momento per l'Italia, si è in qualche modo, come dire, deciso che si debba raggiungere, no, il pareggio di bilancio, non sforare un certo tipo di percentuale, porre rimedio al debito pubblico. E questo ovviamente cosa comporta? L'assunzione di una decisione rapida, e la rapidità della decisione è qualcosa che non è propriamente in linea con i tempi della democrazia, per cui si sta cercando di abbattere tutto quello che è il procedimento democratico, quindi la partecipazione dei cittadini, e per quanto riguarda l'Italia, la partecipazione dei territori, quindi regioni, autonomie locali, e questo ovviamente è perfettamente in linea anche col tentativo di riforma, di riscrittura della Costituzione. In una battuta, i cittadini di Termoli ovviamente non la conoscono, perché dovrebbero scrivere il suo nome il 25 maggio nella scheda per le europee? Io, diciamo, la parte mia è quella appunto ambientalista, io esprimo un po' l'anima ambientalista, quindi negli ultimi 5-6 anni ho girato i territori del Sud Italia, centro-sud Italia, proprio per fermare tutte le questioni, porre rimedio a tutte le emergenze ambientali che ci sono, quindi in particolar modo per le questioni petrolifere, che purtroppo con la questione del governo Renzi e con il nuovo ministro dello sviluppo economico Guidi, si cercherà di rilanciare tutti questi investimenti, e questo riguarderà proprio il Mare Adriatico, riguarderà anche il Molise, l'Abruzzo, il Molise, la Basilicata. Quindi l'idea è un altro tipo di sviluppo, anche un'altra Italia se vogliamo. Per questa ragione dovrebbero votare me, ma semplicemente, voglio dire, perché io esprimo quel mondo.